Serale, è una giornata insomma tema Parma. Abbiamo avuto il piacere di avere Gino Gnocchi questo pomeriggio. Oggi avremo un altro giocatore per cui Parma è stata una delle sue squadre più importanti. Qui ce l'abbiamo subito, Marco Marchionni. Ora lo invitiamo subito, così iniziamo questa. Vediamo qualche secondo. Eccolo qua. Ciao Marco, buonasera. Ciao, eccoci qua. Buonasera a te. Innanzitutto ti volevamo ringraziare per aver accettato il nostro invito e chiederti come stai, insomma, in questo periodo un po' particolare che sembra che stia piano piano finendo, come l'hai vissuto? No, bene, ho vissuto in famiglia, quindi bene, è normale che è un momento difficile perché credo che il calcio vada in secondo piano in questo momento, perché ci sono state. È stato un brutto periodo, ci sono stati troppi morti, forse sono state prese sotto gamba sin dall'inizio, diciamo, questo virus, però per fortuna sembra che piano piano le cose stanno migliorando. Ora adesso vedremo cosa decideranno anche per lo sport. Assolutamente, insomma, questi giorni ci sono, va in programma varie riunioni con il comitato tecnico-scientifico. Tu hai un'impressione che si possa ripartire o secondo te invece si fermerà tutto per quanto riguarda la Serie A, chiaramente? Bah, credo che se si sono sbilanciati a far riniziare comunque anche a livello individuale gli allenamenti, e se non ricordo male il governo aveva detto che dal 18 c'è la possibilità di riprendere Esatto. gli allenamenti, diciamo, collettivi, beh, credo che ci possano essere le condizioni per riprendere. Poi oggi ho letto che la Bundesliga riprenderà a metà maggio. Quindi secondo me se dovessero riprendere loro, credo faranno di tutto per riprendere anche la Serie A. Normale con tutti i protocolli che servono, perché secondo me la salute, come abbiamo visto, è la prima cosa. Però è pur vero che in questi 3 mesi ci hanno soltanto bombardato di queste notizie brutte. Quindi forse abbiamo bisogno anche di vedere qualcosa di diverso, qualcosa che ci distrae. E se dovesse riprendere la Serie A vuol dire che magari il virus è stato messo un po' da parte e magari gli italiani possono anche distrarsi nel vedere comunque una partita anche se senza pubblico, ma vedere qualcosa di cui sono appassionati. Certo, sarebbe sicuramente un aspetto positivo da tutti i punti di vista. Io inizierei, insomma, questa chiacchierata con te in cui chiaramente ripercorreremo poi i vari passaggi della tua carriera, iniziando appunto dagli esordi, l'esordio in Serie A contro la Roma quando vestivi la maglia dell'Empoli. Insomma, cosa è stato per te esordire in Serie A? Bah, è il sogno di ogni bambino. Ho iniziato a giocare a calcio praticamente da quando ero piccolissimo e riuscire a 19 anni a esordire in Serie A a Roma, nella mia città, perché abito in provincia di Roma davanti alla mia famiglia, quindi credo che sia stata una cosa veramente bella. Però ho avuto la fortuna che le emozioni comunque dentro il campo non me le sono portate. Ero molto concentrato su quello che dovevo fare, anche se ero giovane, a me piace concentrarmi e dare tutto me stesso in mezzo al campo. Poi c'è sempre tempo per godersi quello che è stato e quello che è successo. Assolutamente, tu comunque poi dopo, insomma, quell'annata sera contro la Roma siete scesi in Serie B e chiaramente lì hai avuto poi possibilità di giocare di più con allenatore, insomma, una persona che poi ha fatto parte della tua carriera e Sì. tuttora fa parte, cioè Silvio Baldini. In quegli anni tra l'altro era un Empoli che aveva comunque già dei giocatori che, insomma, aveva un Di Natale anche molto giovane, che poi abbiamo visto cosa ha fatto, Marc Bresciano, Saudade, Lodi, Sì, una diciamo che bella, tutto è insomma, bella iniziato squadra. così, è iniziato tutto così, nel senso che poi, se non ricordo male, sia io che Di Natale, a luglio ci volevano mandare a giocare altrove. Poi c'è stato un dirigente che si è opposto e che siamo rimasti, e poi è andata come è andata. Quindi, però, la fortuna poi è quando è arrivato Silvio, perché inizialmente c'era un altro allenatore che magari non mi dava spazio. Invece, poi è arrivato lui, ha cambiato tutto. Ho avuto questa fortuna perché poi
C'era il nostro capitano che mi hanno pescato praticamente dalla primavera, perché gli diceva che gli raccontava che praticamente ogni giovedì che giocavamo li mettevamo in difficoltà. E quindi il mister si è fidato di Daniele e mi ha preso, mi ha fatto fare l'esterno, mi ha detto basta che tu mi dai retta, poi vedrai andrà tutto bene. In effetti così è andato. Diciamo che poi non è andata male la tua carriera da lì. No, no, no. Poi dopo l'Empoli, tra l'altro, questa cosa non me la ricordavo. Tu in realtà non saresti dovuto andare al Parma, tu dovevi andare alla Fiorentina. Poi ci sei stato in futuro, però è saltato questo trasferimento per via, insomma, dei problemi che ci sono stati, Sì, non di avevo proprio società. firmato, io avevo già firmato, nel senso che quando è finita la stagione con l'Empoli andai a Firenze e firmai. E però una settimana dopo mi chiamarono di nuovo e mi dissero: guarda, che bisogna andare a Parma. Ho fatto, ma perché? Che fatto, leggevo che la Fiorentina era fallita, quindi la firma di Cicchigori non era più valida, e quindi mi portarono a Parma. E ti dico, comunque è stata un'altra scelta azzeccata, perché Parma ti dà modo di crescere, ma al tempo stesso era già piena di grandi giocatori, di campioni, perché comunque veniva considerata in quel periodo l'ottava sorella. Era quella squadra che a livello europeo aveva vinto praticamente sia Coppa delle Coppe che Coppa UEFA. E quindi ero molto affascinato da questo, perché poi Parma è piccolina, una città dove ti accolgono in modo tranquillo, ti fanno lavorare, ci tengono, ti aspettano, quindi diciamo che per un'esperienza iniziale nella massima serie, secondo me quella è stata alla fine la scelta migliore. Sì, anche perché poi, tra l'altro, anche quel Parma era comunque molto forte, veniva da esperienze europee anche vincenti, comunque c'erano giocatori come Cannavaro, che era agli inizi, Sensini, cioè gente comunque molto forte. Tra l'altro quell'anno avevate vinto la Coppa Italia proprio Sì, abbiamo contro la Juve. vinto, sì, con Junior, che ha fatto gol la finale di ritorno, perché a Torino pareggiamo 1-1 con gol di Nakata. E niente, sì, è stata una bella emozione, perché il primo anno vincere comunque un trofeo è bello. Poi a Parma comunque negli anni prima avevano vinto tante coppe, quindi era mettere un tassello in più a quello che avevano fatto comunque negli anni precedenti. Assolutamente. E com'è nata la scelta di andare quei 6 mesi a Piacenza? Semplicemente immagino per giocare di più, immagino. Sì, perché praticamente il primo anno a Parma giocai tanto. E poi invece venne Prandelli, i primi 6 mesi non mi prendeva in considerazione, quindi scegliemmo insieme alla società di andare a fare comunque un'esperienza dove mi potevano permettere di giocare. Avevo parlato con Agostinelli e andai a Piacenza 6 mesi. Purtroppo retrocedemmo, però furono 6 mesi per me importanti, perché innanzitutto iniziai a giocare con continuità. E Tra l'altro poi Agostinelli venne esonerato praticamente quando arrivasti tu. alla prima partita, perché giocammo poi Esatto. col Brescia di Baggio, di Guardiola, di Matusalem, di Appia, di Bachini. C'era talmente una squadra forte col Brescia, e perdemmo 3-1 a Piacenza, e in effetti mandarono subito via Agostinelli. Venne Cagni e ti dico che ci siamo divertiti, perché il girone di andata loro avevano fatto 12 punti, se non ricordo male, mentre da quando era arrivato Cagni siamo arrivati a 35. Alla fine abbiamo sfiorato la salvezza, però purtroppo poi abbiamo perso con la regina in casa e retrocedemmo. Tra l'altro, tu segnasti quel gol in una partita che ricordano molto bene i tifosi milanisti, perché Ah fu sì, quella, diciamo, prima della finale di Manchester. sì, in Qui effetti. vinceste 4-2, era il tuo primo gol in Serie A, se non ricordo male, giusto? Esatto, in effetti diciamo che la maggior parte non giocavano del Milan, perché è giusto dirlo, però era sempre Certo. un Milan comunque che era affamato di vittorie, perché nel 2002 era il Milan comunque vero, che comunque le riserve erano comunque giocatori forti. Di Non a caso certo, vinci la Champions poi 3 giorni dopo, infatti. appunto, di certo non c'erano quei giocatori che hanno vinto poi la Champions, perché secondo me ne giocavano uno o due.
e però erano sempre giocatori forti. Assolutamente, poi comunque segnare il gol all'esordio, proprio, cioè non all'esordio, il primo gol in Serie A contro il Milan sicuramente deve essere una bella emozione. Ci arriva una domanda, ci chiede Gio Gian 11, con quale allenatore ti sei trovato meglio? Vabbè, è scontato Penso Baldini. sia esatto, la Sì, no, risposta sia scontato facile. Baldini, però ti dico che anche con Prandelli, in effetti sono, diciamo, i due allenatori con cui mi rivedo un po', perché nel senso mi piace come la pensano, mi piace l'impronta che danno alle proprie squadre, perché Baldini secondo me è un visionario, cioè sta avanti anni luce rispetto ad altri, perché riesce a vedere tante cose che magari tanti allenatori non vedrebbero, mentre Prandelli ovunque è andato ha sempre dimostrato di dare un'impronta importante alla squadra, cioè sia al Venezia che al Parma che alla Fiorentina e addirittura in nazionale. A me quello che mi ha impressionato più di tutti è l'impronta che ha dato in nazionale, perché è una delle poche nazionali che ha giocato veramente a calcio. Certo, tra l'altro tu, una domanda ti volevo fare su Baldini proprio, perché comunque vabbè, chi lo conosce meglio di te, nel senso che tuttora ci collabori, secondo te perché la sua carriera di allenatore fino ad ora comunque non ha visto così tanto palcoscenici di Serie A, quando poi magari si ricorda per altri episodi, quando poi in realtà è un allenatore che, come dicevi tu, non solo a detta tua, ma a detta di molti, è un allenatore che a livello di competenze tecniche è molto superiore ad allenatori che hanno visto anche palcoscenici più importanti. Secondo te perché non è lì, in Serie A? È semplice perché parla la sua schiettezza, nel senso che purtroppo il calcio deve avere un equilibrio che è difficile anche tenere, però lui purtroppo questo equilibrio non ce l'ha, lui ha passione dentro, lui dice sempre la sua, anche a volte in modo anche un po' duro, però la sua caratteristica è questa, perché lui ti dice le cose in faccia, nel bene e nel male. È uno dei pochi veramente allenatori che sotto questo punto di vista mi ha stupito, che ha sempre detto quello che pensava, è andato sempre contro, diciamo, quelle regole nascoste che ci sono nel calcio, no? Che uno deve avere rispetto, o magari a volte bisogna anche abbassare, l'allenatore deve anche un attimo abbassare il tono per non danneggiare l'equilibrio che si crea tra i giocatori. Invece lui ha la forza di dire quello che pensa, nel bene e nel male ti dice la verità in faccia e a volte purtroppo fa male. E quindi tante società purtroppo secondo me non l'hanno preso in considerazione proprio per questo, perché andava sicuramente in scontro con i vari presidenti e direttori sportivi, perché lui non permette alle altre persone che non sono dentro al campo di giudicare quello che fa o addirittura di intromettersi nel decidere o formazione o cose o altro. Lui quando prende un impegno lo prende a 360 gradi, deve decidere lui perché lui ha le competenze secondo me e la forza per farlo. E infatti quando ha fatto l'allenatore ha sempre dimostrato di essere veramente un grande allenatore. Assolutamente, poi chiaramente certe cose, come hai detto tu, possono influire. Ci stanno arrivando tantissime domande, provo a leggertene qualcuna. Ci chiedono allora, se il gol, quello che hai segnato contro la Roma con la maglia della Juve, secondo te è stato il più bello che hai fatto in carriera? Ma più bello è quello che si vede spesso in televisione, perché poi ogni tanto fanno vedere questa partita, però sì, è uno dei gol che mi piace più, però ti dicono che sinceramente non è il più bello secondo me, però è un gol che Prestigioso, diciamo. sì, più prestigioso a cui tengo, perché alla fine è quello che volevo fare e ci sono riuscito a fare, capito? Certo, io da milanista ricordo quella doppietta che segnasti a San Siro che ci mise tanta paura in quella partita, in quella bellissima partita. Un'altra domanda che ci arriva, cosa pensasti quando Donadoni decise di metterti regista? No, niente, io già l'anno prima, sempre con Donadoni, facevo la mezzala e davanti alla difesa c'era un giocatore Valdés, che credo che è uno che poteva giocare tranquillamente in una grande squadra, perché aveva una visione, aveva il baricentro basso, riusciva a dribblarsi anche in mezzo al campo, perché lui veniva da esterno come me. L'ha inventato Però Donadoni, la sì, in mediana, mi ricordo, sì. effetti giocare con lui mi ha fatto capire tante cose poi che mi sono ritrovato l'anno dopo. Però
Però ci compensavamo perché lui sapeva che benissimo che a me comunque piaceva andare dove era lui al suo posto, allora ogni tanto quando andavo io lui si alzava e ci veniva veramente bene, in effetti ci siamo divertiti. Poi purtroppo l'anno dopo lui è andato via e il mister, diciamo, insieme a Gotti, mi hanno fatto giocare in quel ruolo e ti dico che mi è piaciuto tantissimo. Alla fine l'anno avevo un po' di rimpianti della mia carriera non avendoci comunque giocato prima, perché è un ruolo che ti permette di essere al centro di tutto, sei diciamo il perno veramente della squadra e avere questa responsabilità in mezzo al campo a me è piaciuta e mi è sempre piaciuta. Infatti, volevo chiederti qual è il ruolo che ti preferisci, in cui giocare? Perché tu hai giocato praticamente in tutti i Sì, ruoli ho avuto la dell'attacco, non fortuna. hai fatto difensore centrale e portiere praticamente, No, poi gli altri difensore li hai fatti tu. centrale, ti dico, in allenamento l'ho sempre fatto perché mi Ah, piaceva. pure, quindi a Sì, in posto allora. allenamento, guarda, ti dico che proprio mi divertivo. Però forse è inutile dirti, non dirti dell'esterno, perché comunque è stata la mia fortuna. Però ti dico, è pur vero che giocare davanti alla difesa è veramente un ruolo bello e fondamentale per la squadra. Però ti dico, se tu mi dovessi chiedere questa cosa, è normale che ti dico esterno, perché è il ruolo dove ho trovato la mia dimensione. Riuscivo a far gol, a far gol, che è stata la cosa più importante per me, perché io ci tenevo tanto comunque a dare la possibilità agli attaccanti di segnare. Magari ne facevo di meno, però per me non contava nulla. E ti dico, però, ad oggi, avendo già finito, ti dico quello che conta poi è i gol realizzati, diciamo, il tassellino che tu metti durante la partita. È quello che Certo, si ricorda di salutiamo più di tutti. intanto Schiattarella che ci sta seguendo. Ciao Che Pasqualino, rapporto sì. avevi in campo No, con Pasquale, Pasquale? ci ho pure giocato a Latina, ci conoscevamo prima, quindi è forte perché poi secondo me tanti no, a volte si soffermano sui grandi campioni. Invece sono giocatori come lui che se io facessi l'allenatore mi porterei sempre con me perché riesce a darti qualità e quantità allo stesso modo. Assolutamente. Io parlerei, stavamo parlando di Parma, parlerei della tua prima esperienza al Parma, insomma, quel Parma meraviglioso in cui tra l'altro hai detto prima che hai avuto problemi al passaggio a Fiorentina per problemi, diciamo, non sportivi, anche al Parma quell'anno c'erano stati problemi. Abbiamo Sì, parlato dopo. con Carbone qualche giorno fa che ci aveva raccontato, insomma, quell'annata che avete vissuto e ci aveva detto che comunque, a prescindere da quello, quinto posto, è stata comunque un'annata straordinaria, anche quella obiettivamente era veramente una grande squadra. Poi tu hai segnato anche diversi gol, avevo ricordato i due gol di San Siro, no, forse era l'anno dopo No, però i due gol l'anno di San dopo. Siro, Questo era l'anno parliamo dopo, dell'anno di Prandelli, 2003-2004, sì, che sì. c'era Benny, c'era Morfeu, c'era Gilardino. È Trey stata, anche, che sì, vabbè, abbiamo no, Trey, sentito qualche giorno Bonera, fa, ce n'erano una grande talmente squadra. tanti, sì, ti dico, veramente forte, perché c'era Blasi, Barone, giocavamo a memoria, era un Parma che magari in quel periodo, diciamo che non era riempita di campioni, ma abbiamo dato filo torcere fino alla fine, se non ricordo male, all'Inter. In effetti arrivammo quarti perché perdemmo in casa con l'Inter una Te delle la diti ultime proprio ad partite. Adriano, tra l'altro. Va bene, ma no, no, ma quello purtroppo ci sta nel calcio, Ovviamente, però quello sì, nel calcio. che ricordo bene è che si era creato un gruppo bello, un gruppo che ha divertito, che a Parma ricordano bene perché erano una di quelle squadre che giocava a calcio, che non è stato facile arrivare quinti, ma perché per tutti i problemi che ci sono stati a livelli societari. Però il mister è stato bravo a tutelarci, a lasciare tutto quello che c'era intorno all'esterno e farci pensare e ragionare soltanto in mezzo al campo. E questa è stata la nostra forza. Tra l'altro adesso ci scrive Cocco Papaya. Noi questo pomeriggio abbiamo sentito Gene Gnocchi che ci ha chiesto di chiederti com'era lui a giocare, com'era lui con i piedi. No, veniva, guarda, ti dico che se non ricordo male è venuto anche ad allenarsi qualche volta con noi.
Sì, Sì, esatto, doveva anche veniva. esordire. Sì, però veniva ad allenarsi ogni tanto lì e ti dico che era molto divertente. Ci divertivamo perché comunque di calcio ne sa. Assolutamente. Quel Parma, tra l'altro, appunto, arrivaste quinti e poi arrivò, insomma, Baldini l'anno dopo. C'è stato invece un finale thriller, uno spareggio salvezza, che tra l'altro è difficile vedere uno spareggio salvezza in un campionato, insomma, dove si giocano le partite regolari contro il Bologna, un derby in cui alla fine la spuntaste in modo clamoroso, ribaltando il risultato dell'andata. Che tipo di emozione è stata? Penso molto forte. Allora, per me è molto forte perché ero infortunato. Purtroppo mi ero rotto il ginocchio e quindi non potevo far parte, diciamo, di quella squadra. E ero molto sofferente perché quando poi sei fuori vuoi che le cose vanno bene e vuoi sempre dare una mano. E purtroppo non potevo. Però poi è andata come tutti volevamo, è andata in casa. Secondo me avevamo perso immeritatamente, se non ricordo male, con un gol di Tare. Sì, esatto. Invece il ritorno, quello che secondo me ha dimostrato tutto è tutta quella gente che ci ha seguito. Vuol dire che ci credevano, che avevano visto che comunque la squadra poteva vincere. In effetti c'era veramente tanta gente di Parma. E forse è stato quello, diciamo, il primo input per pensare ad un possibile ribaltamento. E poi andò tutto alla grande, perché poi secondo me i gol che facemmo a volte sono stati anche fortunosi, perché se non ricordo male il gol di Gilardino ci fu un liscio di Le Grottaglie, poi Cardone fece il primo gol su calcio d'angolo, quindi diciamo è stata la serata perfetta. E però tutto è iniziato da tutta quella gente di Parma, perché non è facile partire dopo lo 0-1 di una settimana prima, perché magari tutti erano giù, invece no, ci ha dimostrato Parma che ci credeva e poi alla fine noi siamo riusciti a ribaltare contro un Bologna comunque forte, anche se ha lottato con noi per la salvezza, secondo me quell'anno Bologna era una buona squadra. Sì, era comunque in generale una Serie A con un livello molto più alto, questo lo possiamo dire, come media, poi al di là dei grandi campioni che c'erano, che ci sono anche adesso, però a un livello proprio più alto. Secondo me è molto diverso perché prima tutte le squadre si potevano permettere una squadra medio-alta, ma proprio tutte. Adesso magari sì, i campioni stanno ritornando, però ancora non è la Serie A di prima. Perché io ricordo il Milan, ricordo l'Inter, ricordo l'Udinese, ricordo la Lazio, la Roma, il Genoa, la A voi Sampdoria. stessi, credo Sì, che quel però Parma in noi. questa Serie A la Sì, Champions se però. la giocava tranquillamente. Sì, diciamo che però lasciamo giudicare agli altri la nostra parte, no? Però io mi piace guardare gli altri per mettermi un po' a confronto. Però a me quello mi impressionava è che le squadre medio-piccole, come si chiamano, che adesso non ci sono più, perché ognuno adesso ha un livello comunque discreto per tutte, le squadre medio-piccole avevano i giocatori forti. Perché io ricordo, appunto, ho detto quando andavo a Brescia, che sono andato a Piacenza, c'era un Brescia che era composto da Baggio e Guardiola, già ti ho detto due nomi, e c'era Matusalem e c'era Pia, cioè era un centrocampo che la palla non la vedevi, credimi non la vedevi, e potevano giocare col Milan e la palla non la vedevano uguale il Milan, perché quel Brescia ti dimostrava che tutte le squadre potevano avere comunque una rosa forte. Assolutamente. Tu entravi in quel Parma, poi l'anno successivo, diciamo che sono stati anni molto positivi per insomma, la tua crescita personale. È arrivata anche la convocazione in nazionale nell'anno dei mondiali vinti, poi diciamo che per poco non ti sei ritrovato a essere campione del mondo. Sì, Dopo, dai. sì, diciamo nel senso che comunque hai ottenuto la pre-convocazione, poi Lippi ha fatto chiaramente le sue scelte. Se fossi stato portato nei 23, a quest'ora saresti stato campione del mondo. Ci sei rimasto deluso? No, 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 per me è stato un grande traguardo già arrivare, diciamo, tra i 27, perché io appunto mi ero fatto male, ho ripreso la stagione a ottobre, quindi da ottobre a maggio ho fatto fare questa scelta a Lippi perché io prima non c'ero mai stato con loro. Quindi
Quindi per me in 6-7 mesi ero riuscito comunque a catturare l'attenzione del cittadino nazionale comunque che faceva la lista per i mondiali. Però è stato onesto lui. Lui venne a maggio, ci disse a me Bonera che comunque aveva già in testa i suoi 23 e se ci faceva piacere comunque andare con loro a fare il pre-ritiro le 2 settimane a Coverciano. Io accettai subito perché dissi: Mister, per me è già un onore che lei è qui a darci questa notizia. Però, e poi quando sono arrivato a Coverciano si respirava proprio un'area totalmente diversa dalle solite nazionali che ci sono. Nel senso, sembrava più un club, sembrava una squadra già unita, una squadra che era pronta a tutto, con la stessa filosofia, con gli stessi pensieri, con la stessa voglia. Ma soprattutto c'era un sorriso allucinante, si prendevano in giro, cioè era come vedere degli amici che si conoscono veramente da tanti anni. E questo ha permesso poi il grande successo che hanno avuto. Secondo te, nel successo della nazionale ha influito in modo positivo insomma, quello che era l'ambiente generale, la vicenda di Calciopoli, forse come stimolo ulteriore per tu che in quel gruppo comunque ci sei stato, come stimolo ulteriore per andare a vincere il mondiale? Ma ti dico che all'interno tutto quel casino che c'era non si sentiva, perché comunque a volte purtroppo tanto casino, lo fanno i giornalisti. Però all'interno nazionale c'era sempre un'aria serena, non c'è mai stato qualcosa che ti disturbava. Quindi questo ha dimostrato. Questo secondo me ha cimentato più il gruppo, perché comunque con tutto il casino che c'era intorno, che parlavano i calciopoli, di tutti quei casini, all'interno del gruppo non ce n'era, non si respirava niente, non c'erano né battute fra i compagni, c'erano soltanto risate, si divertivano, giocavano alla PlayStation, a carte, giocavano a tutto. Quindi tutto quello che succedeva all'esterno, cioè, era come se avessimo una campana di vetro. E poi questa, secondo me, poi ha fatto capire ai ragazzi che potevano fare qualcosa da veramente tanto. Assolutamente, è andata bene. Dopo quell'estate lì, insomma, c'è stato forse uno dei più grandi, insomma, forse il trasferimento più importante della tua carriera. C'è stata l'opportunità di andare alla Juventus. Insomma, vorrei che ci raccontassi, nonostante la Serie B, tu comunque cosa ti ha spinto a andare, decidere di andare in Serie B? Comunque era la Juventus, però, insomma, cosa c'è stato effettivamente? Da una parte andare alla Juventus, da una parte andare in Serie B, cosa ti ha spinto a iniziare questo tipo di avventura? Ma cioè, mi ha spinto una cosa facile, che io a gennaio avevo già firmato e Ah, avevo già, ok. quindi poi tutto il casino è successo a marzo. E Ok, quindi tu ti quindi sei trovato lì. no, io potevo avere il diritto comunque di cambiare, però io sono dell'idea che se una persona prende un impegno poi lo deve portare fino alla fine a compimento. E quando poi successo Calciopoli, comunque mandarono la UMB, io decisi comunque di restare perché avevo già preso un impegno e ho detto: vorrà dire che devo fare un qualcosa di importante per poter riuscire a riportare la Juve in Serie A. Perché intanto giocare alla Juve poi non è importante poi la serie dove giochi, perché la Juve è sempre la Juve, è una squadra seguita, amata. È una squadra che mi ha cresciuto, perché mi ha dato una consapevolezza dentro di pensare sempre alla vittoria, di non arrendermi mai, di vedere tantissimi campioni che erano rimasti, che gli interessava soltanto riportare la Juve in Serie A. Quindi per me è stato importante vedere gente come Nedved, come Del Piero, come Camoranesi, Trezeguet, Buffon, che hanno accettato questa sfida, che sono rimasti e che volevano soltanto un'unica cosa: ritornare a giocare dove meritavano.
Poi diciamo che comunque gli anni successivi in Serie A, noi ricordiamo quella come una Juve al di sotto delle sue normali possibilità, effettivamente l'è stata, però quando giocavi tu comunque state un terzo posto e un secondo Sì, posto, quindi sì, sì. comunque era una Juve che giocava ad alti livelli e che tra l'altro ti ha permesso di esordire in Champions League nella partita contro il Real Madrid. E quindi la prossima domanda che ti faccio è l'emozione di sentire quella musichetta e di poter calcare un campo di Champions League. Beh, le emozioni, come ti ho detto prima, ho avuto la fortuna di non averle dentro il campo. Forse le ho avute magari i giorni prima o la serata prima che quando giochi in Coppa ti alleni la sera prima nello stadio, no? Quindi quando siamo andati a Madrid, per me la bellezza è stata proprio quella. Il giorno prima allenarci lì al Bernabéu e vedere l'immensità che è poi. Perché poi il giorno dopo mi sono troppo concentrato su tutto quello che dovevo fare, quindi non, alla fine è come se non me l'avessi goduta. Che poi quella cosa che mi ha impressionato di più è che noi abbiamo fatto il riscaldamento e veramente credo che c'era un 20% di persone dentro lo stadio. Finiamo il riscaldamento, torniamo in giù, il tempo poi di tornare su per iniziare la partita era strapieno. Quindi sono piccole cose che poi ti impressionano quelle. Perché poi appena ha iniziato il fischio d'inizio, poi ho pensato soltanto alla partita. Però, come ho detto tante volte, quello che ci ha aiutato a vincere a Madrid è stata la settimana prima, la partita che abbiamo giocato a Torino, perché non venivamo da un momento bello e quella partita invece ci ha dato consapevolezza e ci ha dato forza per provare comunque a vincere a Madrid. Secondo me la vittoria a Madrid è stata figlia della settimana prima che vincemmo in casa 2-1 sempre con loro. Però è pur vero, bisogna dirlo, che non era, diciamo, il Real Madrid dei Galacticos, No, no, quello assolutamente. forte, però Però neanche c'erano voi grandi eravate la campioni. Juve, non eravate voi eravate la Juve magari paragonata a quella che è adesso, quindi No, ma comunque in sia effetti sì, nulla insomma, toglie. si sono un po' bilanciate le cose, però. La cosa bella è che comunque si è riuscita a fare un'impresa che comunque le Juve precedenti non erano riuscite a fare, perché a Madrid avevano sempre perso. Se non ricordo male, ci avevano detto che erano 43 anni che la Juve non vinceva a Madrid. Ma non so se è la verità o meno, però era tanto che la Juve non vinceva a Madrid e noi ci siamo riusciti comunque con una squadra che se la prendi veramente a volte ti metti a ridere perché la paragoni alla Juve dell'era 2000, 2001, 2002 c'era inarrivabile come la Ah Juve di beh, chiaro. adesso. Che tra l'altro in quella partita, insomma, non è che si vede tutti i giorni vedere tutto il pubblico del Bernabéu che si alza per applaudire un avversario, quindi anche quella è una cosa abbastanza Quello particolare, ovviamente stiamo parlando del Piero. ha dimostrato che ci sono tifosi intelligenti perché quando trovi un giocatore che ti fa la differenza, secondo me ha fatto la differenza più all'andata, perché all'andata ha preso la squadra veramente sulle spalle. Al ritorno ha fatto quello che di solito fa e poi la gente, come è giusto che sia, ha applaudito perché Ale ha fatto, oltre ai 2 gol, ha fatto delle giocate veramente importanti per la squadra. Assolutamente. Tu, tra l'altro, in Champions poi hai giocato anche con la maglia viola e hai anche segnato Sì, in il Champions contro la squadra Debrecen. ungherese, il Debrecen, esatto. E anche quello immagino sia stato un punto molto importante della tua carriera. Dell'esperienza alla Fiorentina, cosa ci racconti? Insomma, sono stati anni molto importanti, anche di alto livello. Come insomma, vi siete qualificati in Champions? Avete giocato la Champions in cui, tra l'anno che è stato l'anno in cui ha vinto l'Inter, in cui siete usciti in un modo contro il Bayern abbastanza clamoroso, possiamo dirlo che per colpa degli arbitri, se lo possiamo dire, perché No, mi io non sono ricordo che. d'accordo, nel senso che io sono dell'idea che sì, l'errore c'è stato, l'hanno visti tutti, però io credo che abbiamo avuto 2 occasioni, sia nel 2-0 che nel 3-1, di poter passare il turno e non si è stati bravi alla fine a mantenere quel risultato. Quindi sì, diciamo l'arbitro ha fatto l'errore che è stato visibile a tutti, però secondo me gli errori principali sono stati, l'abbiamo fatti noi nel farci fare comunque 2 gol. Perché poi in Champions quando prendi 2 gol in trasferta, Pesano. la maggior parte delle volte esci. E diciamo, l'esperienza di Firenze è stata bellissima perché in 7 mesi
Abbiamo, cioè, veramente bello. Ovunque andavamo, abbiamo dimostrato che potevamo giocarcela con tutte. In Champions League siamo passati con l'unica squadra a passare come prima delle italiane. Abbiamo vinto con Liverpool e Lyon, con Liverpool in casa e con Lyon in casa. E poi abbiamo vinto anche a Liverpool. Di 6 partite ne abbiamo perso soltanto una, la prima contro Lione, e secondo me anche meritatamente perché avevamo disputato un'ottima partita, e quello ha dimostrato E come era poi la siete usciti con la Fiorentina in quel momento. finalista. Siete usciti con la finalista, Sì, quindi. in effetti la cosa strana è proprio quello, perché con noi doveva uscire e poi caso strano è arrivata fino alla fine, e poi ha incontrato l'Inter veramente che era forte quell'anno. Però la cosa strana è che con noi doveva uscire, potevamo avere la possibilità noi di passare, invece loro poi sono arrivati Ma il in calcio finale. è Ma il strano, calcio è bello per offre anche questo. questo, esatto, esattamente. Insomma, dopo appunto del tuo ritorno a Parma, poi ne abbiamo parlato, insomma, della tua posizione in campo, che sei stato anche vice capitano. Dopodiché hai deciso di passare 2 anni della tua carriera scendendo di serie, giocando con il Latina. Immagino Sì. sia anche stata una scelta, insomma, di casa, perché insomma tu sei di quelle parti là, giusto? No, di casa No, 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 ok. no, di casa no, perché per me non è. Sono stato talmente tanto tempo fuori che continuare non mi creava problemi. Sono andato a Latina perché si erano creati i suoi presupposti, però sono andato lì, purtroppo mi sono operato, non è andata come doveva andare, però ho accettato perché avevo voglia di giocare, perché non c'era più possibilità comunque di avere una squadra nella massima serie. Io, siccome avevo voglia di giocare, per me non era importante scendere di categoria. E poi 2 anni lì sono stato, mi sono trovato bene perché ho trovato comunque persone sia dentro al campo che fuori al campo a cui ci tengo, perché si è creato veramente un bel rapporto. E poi dopo Latina sono andato a Carrara, dove ho giocato l'ultimo anno, ma purtroppo ho avuto troppi infortuni. E gli ultimi 2 anni poi il mister, abbiamo parlato, mi ha fatto fare il secondo. È un percorso che mi piace e che voglio continuare comunque a portarlo avanti. Esatto, cosa ci racconti di questa tua esperienza con Baldini insomma, da allenatore? Questi primi anni cosa ti stanno dicendo in questa nuova esperienza, questa nuova carriera? Che voglio andare fino in fondo, perché io mi sono detto che se iniziavo questa esperienza l'avrei dovuta portare fino in fondo. E avrei cercato in tutti i modi di togliermi le soddisfazioni che sono riuscito a togliermi anche da calciatore. Quindi voglio pensare in positivo e cercare e sperare di riuscire a fare qualcosa di importante, anche se non è dura, perché comunque ci sono tantissimi allenatori bravi che magari a volte non, o che non si conoscono, o che non gli si dà opportunità. Ti volevo chiedere, relativamente a quella che è stata tutta la tua carriera da calciatore, tu purtroppo hai avuto tanti, troppi infortuni che poi hanno anche condizionato la tua carriera. Tu a livello, diciamo, puramente sportivo, quindi insomma, di campo, secondo te potevi fare di più, potevi ambire a insomma, piazze, a squadre più importanti? Non che la Juventus non lo fosse, ma come dicevamo, insomma, era una Juventus non come quella di oggi. Secondo te hai fatto tutto quello che potevi fare oppure potevi ambire a una squadra insomma, di un livello più alto? Allora, ti dico che ho avuto la fortuna di togliermi le più grandi soddisfazioni, che comunque con un ragazzo a cui piace il calcio si possa togliere, perché arrivare a giocare in Serie A, a giocare in nazionale, a giocare in una squadra più forte d'Italia, è il raggiungimento veramente di un sogno. Però ti dico che ad oggi, alla bellezza di 40 anni, ti dico che ho un rammarico, che potevo fare molto di più. Ad oggi forse è quello che un po' è un tarlo nella testa, che Certo. secondo me si poteva fare molto di più. Poi dipende da tantissime cose, Certo, ci devono essere tantissime cose che combaciano, però credo che si poteva fare molto di più. È pur vero che ho avuto la fortuna di giocare
nel campionato italiano nel miglior momento, dove era pieno zeppo di campioni, e avere la fortuna comunque di, o di allenarmi insieme o di sfidarli, per me era un motivo ancora di più ogni volta di dare qualcosa in più, di allenarmi, di cercare di migliorare per essere comunque alla loro altezza. Assolutamente. Un'altra domanda che ti voglio fare è sulle tue caratteristiche tecniche. Secondo te, adesso, insomma, il ruolo che ricoprivi tu, quello un po' diciamo da esterno puro, si è un ruolo che sta un po' mancando, nel senso magari l'esterno del 4-4-2, insomma, adesso si gioca più a piedi invertiti. Secondo te c'è un giocatore adesso che ricorda le tue caratteristiche tecniche o secondo te si sta proprio abbandonando quel tipo di ruolo in campo? Esiste, e è molto più forte, che è facile, perché è Caleón del Napoli, quindi esiste, perché poi è un giocatore, secondo me, formidabile, oltre a fare assist fa anche gol, e quindi esiste e è molto più forte. Però è pur vero che al giorno d'oggi gli allenatori preferiscono giocare a piedi invertiti perché con i palloni di oggi si calcia forse meglio. E quindi è più facile riuscire a far gol. Magari ci sono meno assist, però magari con i palloni di oggi si riesce a fare più gol. Perché Secondo te è cambiato così tanto il calcio da quando giocavi tu in Serie A? A livello tecnico, ma dico. più che ca cambiato il calcio, sono cambiati i ragazzi, sono cambiati quei giocatori che facevano la differenza anche soltanto con la testa, perché a volte sentivo, ma perché quello gioca in Serie A è scarso? Innanzitutto scarso non lo è nessuno, perché se arrivi ad alti livelli non puoi reputarlo scarso. E soprattutto la testa di prima era totalmente diversa da quella di oggi. Ad oggi, secondo me, sono un po' più bambini, magari si lamentano di più, secondo me sono più bravi tecnicamente, perché con tutti i giochini che provano, posso dire che sono anche più bravi tecnicamente, però la testa che c'era prima faceva la differenza su tutto, perché io ricordo Carrera, Montero, Iuliano, cioè giocatori che di testa erano veramente formidabili. Io ho avuto la fortuna di giocare con Fernando Couto, cioè era un fenomeno di testa, non perché colpiva la palla di testa, ma proprio come ragionava da difensore. Si prendeva la squadra sulle spalle, parlava, ti aiutava, ti stimolava, ti sorreggeva nei momenti brutti. Ed oggi invece purtroppo il calcio è un po' cambiato, perché ci sono tanti giovani, purtroppo tanti pensano a se stessi, tanti si lamentano appena non giocano, non capiscono il perché non giocano, allora non è che si fanno un'autocritica, sono pronti subito a giudicare, ma perché? No, prima io sono arrivato purtroppo all'età di 40 anni. E la prima cosa che mi sono detto, ma perché io non mi lamentavo mai, però quelle poche volte mi sono lamentato, e poi mi sono sempre detto, ma perché devo fare una cosa del genere? Se non gioco è perché colpa soprattutto è mia. Poi ci possono essere coincidenze che magari non ti permettono di giocare o di fare altro, però la principale colpa è del giocatore. Invece al giorno d'oggi si pensa subito che la colpa è l'allenatore ce l'ha con me, è perché questo ce l'ha con me, perché quest'altro ce l'ha con me. Cioè, prima di tutto, secondo me, si dovrebbe fare un'autocritica, perché con l'autocritica poi qualsiasi è la risposta è sempre positiva. Certo, c'è una cultura diversa. Intanto salutiamo Maurice Carrozzieri che ci sta seguendo anche Salutiamo lui. pure lui. E per chiudere, insomma, noi facciamo sempre questo gioco. Tu fai fantacalcio, l'hai mai fatto negli anni Ma passati? io sì, l'ho fatto a Carrara con ragazzo che giocavamo insieme, si chiama Tommaso Biasci, e abbiamo anche vinto, perché però non è che non ci vado pazzo, diciamo, dai. Però dai, se avete vinto vuol dire che allora te ne intendi. Guarda, ci arriva un'ultima domanda. Cosa ne pensi della Fiorentina attuale, la Fiorentina di Iachini? La Fiorentina attuale. Eccoci, sì, eccoci. Mi senti? Sì, ti Eccoci qua. sento Allora, la Fiorentina perfettamente. attuale è dura giudicarla per un semplice fatto, che viene da una nuova proprietà, quindi
Quindi Commisso è appena subentrato. Hanno iniziato con Montella in modo non bello, perché non so se avevano fatto 5-6 sconfitte consecutive. Poi aveva trovato la formula magica con Ribéry e Chiesa davanti, stava andando tutto bene, Ribéry poi si è si è fatto fatto male. male Ribéry, e poi Montella è stato mandato via, quindi è stato preso Iachini. Adesso è dura, nel senso che poi quello che è successo, perché alla fine la Serie A si è ferma da quasi 3 mesi, c'è poco da pensare, perché comunque adesso è tutta una cosa nuova, sperimentale, vedremo quello che succederà, perché poi di solito il calcio estivo è fermo da un mese e quando riprendi già è dura di suo in un mese. Adesso che sono 3 mesi che un giocatore sta fermo, cioè, prima che riprendi i ritmi giusti ce ne vuole un po'. Quindi a giudicarla c'è poco da giudicare, perché bisognerà vedere come riprenderà. Quando quelle 2 o 3 partite che ha fatto, 4, non mi ricordo quante ne ha fatte, comunque ha alternato le vittorie e le sconfitte. Però è normale che si può giudicare in maniera positiva, perché comunque veniva da un periodo con Montella dove purtroppo non erano andati come tutti speravano. Chiaramente poi penso che il discorso di giudicare adesso valga un po' per tutte, nel senso che poi la ripresa dopo tanti mesi chiaramente condiziona squadra per squadra in modo diverso. Per concludere, dato che tu adesso sei allenatore, quindi per te dovrebbe essere un gioco da ragazzi, noi chiediamo sempre ai nostri ospiti di fare due top 11, una insomma, personale, quindi legata alla propria carriera, giocatori con cui hai giocato insieme o contro cui hai giocato, e una invece sulla serie A dei nostri, insomma, su questo campionato ancora in corso. Quindi io ti chiedo, insomma, di farci questi due top 11 iniziando da quella vintage, da quella che ti riguarda in prima persona. Quella che riguarda me, praticamente, i vecchi. No, No, vabbè, allora, vecchi, no, diciamo. no, io però ti dico che non metto, avendo avuto la fortuna di giocare a Nazionale, avendo avuto la fortuna di giocare alla Juve, sarebbe troppo scontato, però non te li metto, perché io, a me piace la squadra che poi qualcosa mi ha dato, i rapporti, quello con cui ho costruito con loro. Quindi vabbè, Frey tutta la vita in porta, perché è veramente forte, c'è poco da dire. Assolutamente. Poi Bonera, Matteo Ferrari, Felipe e Vargas della Fiorentina. Poi Ok. non so se mi devo mettere io, però ti dico io. A Certo che puoi destra, vabbè, metterti tu, assolutamente. a destra io, poi Zanetti, Cristiano, poi Fabio Simplicio e Di Natale, e poi in avanti, me ne devi concedere tre, perché per me sono due attaccanti forti e l'altro a cui tengo, che secondo me è un fenomeno, che è Morfeo, e poi c'è Mauro Ok. Gilardino, quindi uno è in più, Uno però va tolto, però. Va tolto Anche uno. se Allora, vuoi più bene al papà o alla mamma, una cosa simile, però va lo so, in tolto. effetti, però ti dico, guarda, ora o come ora, perché alcune volte ho detto Girardino perché ho avuto un legame speciale, però questa volta dico Mauri, perché secondo me a me è un giocatore che è sempre piaciuto, sempre con cui ho condiviso tanto, ma al tempo stesso è quell'attaccante che a me ha sempre entusiasmato. Assolutamente, poi insomma tu ci hai giocato anche parecchio, è stato anche lui nostro ospite qualche giorno fa, quindi lo salutiamo. L'allenatore di questa top 11? Vabbè, ecco, allora di prima È ti dico, difficile. allora, no, ti dico di questa che è vintage, ti metto Prandelli, perché l'altra ti metto Baldini. Però nell'altra devi per forza mettere un allenatore che sta allenando tuttora in Ah, Serie A, allora ti quindi dico, devi va, scegliere anche qui. ti dico, no, qua sceglierei Prandelli. Ok, perfetto. Invece della nostra Serie A chi preferisci? Insomma, qual Beh, è la tua secondo top me 11? basta prendere la nazionale di oggi, secondo me è quella più forte di tutti, con Mancini allenatore, c'è poco da inventarsi, perché secondo me lui ha scelto i giocatori che in questo momento sono quelli più forti. Quindi se ci Cioè, devi fare una top 11, insomma, c'è la beh, qualche. cioè, secondo me in porta Gollini mi piace, a me Ok. piace tanto. Poi difesa,
come non prendere Chiellini e Bonucci. Poi, anche se non è un terzino, ma io ho visto che è un giocatore forte, ma è Romagnoli. L'ha fatto anche nei Sì, suoi primi anni a sì, l'ha Roma fatto a Roma, alla Sampdoria ogni tanto, perché ho giocato con lui alla con Sampdoria. Mihajlovic, sì. E sì, come Mihajlović, però lo metto perché è forte, perché quando l'ho avuto io nel 2015 era giovanissimo, aveva una personalità allucinante. E quindi È lo diventato anche metto. capitano del Milan molto giovane, quindi Appunto, comunque questo quindi conferma quello lo che dici. spessore c'è. E il terzino destro, bene. Chi ci mettiamo? Perché poi ce ne sono tanti bravi, però non è che. Chi ci può essere? Di Lorenzo, Florenzi, anzi c'è qualche nome. No, 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 ma forse Di Lorenzo, perché poi Florenzi non ha un ruolo ben definito. Forse sì, Di Lorenzo è quello che poi è giovane, è molto di prospettiva, quindi poi se l'ha scelto pure Mancini qualcosa vuol dire. Assolutamente. Poi vabbè, c'è Insigne, esterno, perché poi se dipende che modulo facciamo, se il Certo. 4-4-2, dai. Poi Lo può Jorginho. fare benissimo. Sì, poi Jorginho perché è un altro giocatore forte. E poi Zaniolo tranquillamente sull'esterno destro, perché pure lui secondo me è forte. E però facciamo a sto punto tre attaccanti veri. Facciamo Chiesa, possiamo fare Belotti, che a me è un altro attaccante che mi piace tanto. E poi ne manca uno. Dipende se dobbiamo mettere un centrocampista o un Eh sì, attaccante. dipende, perché abbiamo Insigne, quindi è variabile. È quello, è proprio per quello. Però giocando con Insigne, secondo me bisogna mettere un centrocampista, perché Qua ci altrimenti siamo scrivono troppo. qualcuno del Parma. Qualcuno del Però Parma. Qualcuno del Parma. Chi mettiamo del Parma? Perché poi purtroppo c'è Scozzarella che non è mai stato chiamato. Da Mancini, c'è poi Kučka che è straniero, quindi non possiamo metterlo, c'è poco da infatti, mettere. no, ma si possono Mi mettere consigliano giocatori Quagliarella? stranieri. No, possiamo mettere Quagliarella perché Quagliarella. secondo me per quello che ha fatto poi nel calcio ha dimostrato veramente di essere un vintage. Lui doveva essere messo in quella di prima, Sì, altro che quella poteva di entrare in oggi. tutte e due In effetti, però tranquillamente, ti dico, ti insomma. metto lui perché ho avuto la fortuna di giocarci contro e è forte, c'è poco da fare. Ah beh, quello. Tanto ci fa presente Gianni, molto puntiglioso. Jorginho non gioca più in Serie A, si gioca al Chelsea, è vero, però. Beh, ma in effetti mi stai dicendo nazionale, no? O Sì, solo della no, io non Serie A? ho top 11 che giocano in questo campionato di Ah, vabbè, io Serie pensavo, ho messo Mancini perché volevo scegliere la squadra italiana, perché secondo me A. Sì, noi bisogna facciamo anche dargli. questo gioco, diciamo, legato al fantacalcio, e quindi Ah no, perché chiaramente io impostato su volevo giocatori ridare risalto a quello Serie A. che ha dato Mancini perché secondo me ha ricostruito un qualcosa di importante. È per quello che Assolutamente. inizialmente ho detto basta vedere l'Italia di Mancini perché dopo la disfatta Assolutamente. con la Svezia secondo me non tutti erano in grado di prendere la nazionale. Invece lui l'ha presa e con la sua capacità ha riportato entusiasmo, ha riportato. Diciamo, ha un pensiero positivo per gli italiani, quindi si sono riavvicinati molto alla squadra perché lui è stato bravo a dare un'impronta importante alla squadra. Assolutamente, quindi insomma per chiudere questa top 11, allenatore, chi sceglie? Dipende se posso scegliere Mancini, ho detto tutta la squadra italiana, No, scelgo Roberto non Mancini. puoi scegliere, non puoi scegliere Mancini, non puoi scegliere Jorginho. Questi sono i Allora nostri niente, ok. Allora ti paletti. dico, allora guarda, ti dico come allenatore, a me piace comunque Sarri è bravo, Sarri è veramente Beh, sì. bravo, cioè, perché secondo me ci ha portato un calcio diverso da tutti gli altri. E poi, guarda, ti divento uno straniero, Bennacer del Milan, perché è un giocatore che a me piace tanto. Un giocatore molto, molto Perché tecnico. molto tecnico e secondo me un allenatore quando ha una squadra tecnica alla fine deve correre la palla.
E quando hai tutti i tecnici, io mi ricordo il Milan di Ancelotti, che fece giocare Seedorf, Rui Costa, Pirlo, li fece giocare tutti insieme. E quando hai trovi campioni che sono in grado anche di capire il momento e di sacrificarsi, quello è l'esempio, è il Milan di Ancelotti. Che è un po' la mossa che sta facendo anche adesso Inzaghi con Savic e Luis Alberto in mezzo al campo, che gli sta dando tanta, tanta qualità. Ma alla fine io dico sempre che la palla non suda e la palla deve correre, quindi quando la palla corre tanto e i giocatori tecnici trovano sempre, come si suol dire, il buco, no? Per far sì che si possa creare un'occasione da gol. Assolutamente. Guarda, come ultima domanda, prima di salutarci appunto sulla nazionale di cui stavi parlando, secondo te questo rinvio dovuto chiaramente a fatti di forza maggiore, in una nazionale molto giovane può beneficiare all'Italia il fatto di giocare l'Europeo tra un anno, recuperare certi giocatori, farne maturare altri, o secondo te era meglio giocarlo quest'anno e sfruttare insomma questa scia di entusiasmo che aveva già creato Mancini? Ma secondo me Senti? continua Ah, ok, sì. così qualunque. Io sì, ti sento. Io, secondo me, se giocano come sta chiedendo Mancini, non è che faccia differenza giocare adesso o giocare fra un anno. Anzi, magari giocare fra un anno ti dà modo anche di poter lavorare e di cercare di migliorare quei meccanismi che magari non sono andati, perché non è che è stata un'Italia proprio perfetta, perfetta. Quindi, secondo me, avere un altro anno per prepararsi e per cercare di migliorare quello che vuole Mancini può essere veramente importante. Ma è pur vero che se giocavamo quest'anno, la squadra ha dimostrato che comunque era in palla e se la poteva giocare. E secondo me deve puntare alla vittoria, perché con l'entusiasmo che si è ritrovato, magari avere un pensiero positivo può portarti a fare qualcosa di importante. Assolutamente. Guarda, il nostro tempo è terminato. Noi ti ringraziamo tantissimo per quest'ora passata insieme e ti facciamo un grande in bocca al lupo per la tua esperienza a Carrara e per le esperienze future, sperando di poterti vedere in una panchina di Serie A. Grazie, grazie Speriamo, vediamo, davvero. vediamo quello che succede. Salutiamo tutti, però grazie a voi che insomma è stata una bella chiacchierata. Grazie Marco, in bocca al lupo per tutto. Alla prossima. Ciao. Ciao.